cara Marilyn Monroe, tutti ti scrivono, perché non dovrei farlo anch'io? A volte tu appari la più bella di qualunque creatura sulla terra, e allora il mio cuore vola a te. Tu devi credermi, Marilyn, se ti sposassi non scriverei mai un film per te, nonostante sia uno scrittore, e anche se mi interesso di sport, non ti farei mai un gol. Ecco com'è che sono io, che tipo d'uomo sono e come la penso. Se mi prometti che la tua vera immagine sarà la stessa della tua immagine sullo schermo, probabilmente ti chiederò di sposarmi. Sono uno scrittore intellettuale ebreo, amante di sport. Certe notti penso, mentre sono a letto, come deve essere bello il tuo corpo. Oh, non dico quando la mano del re si infila sotto le lenzuola mentre voi due li baciate, no! Dico quando tu e io ci baciassimo. Grazie a Dio, non mi interessano più le tette, ma le tue probabilmente mi farebbero perdere la testa. Ma credo riuscirei a restare abbastanza calmo con la tua pancia e il tuo sedere da farti ragionevolmente felice, oppure potrei scrivere una poesia per te, per il tuo compleanno, ma che so io. Posso soltanto ripeterti che credo riuscirei ad amarti. E certo, farei tesoro dell'opportunità. In questo momento da scrivere un saggio e devo proprio starci dietro. Anche se di tendenza io foto ogni volta che posso. Ma mi farebbe piacere stare con te, se tu potrai, dopo il 21. È la data di consegna del saggio.